lo so, noi ci veniamo da un'adolescenza, un'infanzia, una giovinezza di appassionati di cinema e quindi i nostri lavori si ispirano al cinema che abbiamo visto, però senza avere una precisa direzione. Anzi, a volte non ci rendiamo neanche conto, no? Capita spesso che noi facciamo dei film e dopo riguardandoli ci accorgiamo di esserci ispirati a qualcosa che avevamo visto, quindi è una domanda a cui mi è un po' difficile rispondere. Sì, è difficile rispondere, anche se diciamo che da molto piccoli, non piccolissimi, però insomma i primi film che nostra madre ci faceva vedere, che abbiamo visto, sono i film di Hitchcock che ci hanno formato tantissimo, quindi in qualche modo in due come coppia. Diciamo che Hitchcock forse è stato il regista che più ci guida, che ci insegna, che ci ispira, non lo so, perché l'ispirazione viene pure da film poco importanti a volte, no? Perché nella vita l'hai guardato, hai visto quel film con Terence Hill e magari ti è rimasto e ti è ispirato. Innanzitutto, di eliminare ogni definizione, secondo noi il cinema di genere non esiste e i registi che vorrebbero seguire la nostra strada, secondo me, soprattutto in Italia, devono riuscire a superare questo complesso di inferiorità di considerarsi registi di genere, perché nessuno ha chiamato Spielberg perché ha fatto un film di fantascienza regista di genere, no? E quindi già per questo questa ghettizzazione è molto italiana e invitiamo i nostri, se esistono dei nostri seguaci che vogliono fare la stessa strada, per esempio di liberarsi di questa parola e di fare quello che gli viene, ispirarsi al cinema che hanno visto senza preoccuparsi se questo film appartiene al genere che si faccia in Italia